Pensare a una stanza per questa mostra, io non intendevo riferirmi né al passato né muovere il pendolo verso il futuro. Ho lavorato all'interno di me stesso e costruendomi il disegno di questa ipotetica stanza per me mi sono trovato a una specie di luogo che posso definire una prigione estetica, nel senso che il linguaggio decorativo è per me una specie di ossessione che mi continua da tutta la vita, della quale non riesco a liberarmi, e mi considero allora un ergastolano che sconta la colpa della decorazione. La stanza è completamente vuota, è formata di pareti tutte uguali che hanno un segno decorativo elementare ma molto rigido, molto forte, e l'ambiente è illuminato in una maniera molto intensa, per cui le sensazioni che se ne traggono sono sensazioni piuttosto violente.